La ONG maltese MOAS ha raggiunto la Alan Kurdi della CIA, che si trova al largo di Malta da diversi giorni, in attesa di un porto sicuro dove poter sbarcare i 64 migranti che si trovano a bordo. La MOAS, come si vede dalle immagini, ha portato viveri, acqua potabile, vestiti puliti e medicinali. E sono previsti nuovi rifornimenti in giornata organizzati dalla stessa CIA. Continua intanto lo stallo europeo. Al momento nessun paese si è fatto avanti dicendosi disposto ad accogliere una parte dei migranti. L'Italia aveva accettato di far sbarcare due donne con i loro figli, ma separandole dai mariti. Proposta rifiutata. Sulla nave ci sono persone vulnerabili in precarie condizioni di salute e due bambini, ha twittato l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Urgente garantire lo sbarco di queste persone in un porto sicuro.